Rieccoci di nuovo a Izumo. Abbiamo riposato per bene e ora andiamo a vendere tutte le cose inutili. Ecco a te. Che cosa si nasconderà sotto l'acqua? Lo scopriremo tra poco. Già possiamo fare la prima combinazione buona del gioco: ninja su Felix. Tre di questi e tre di questi. Ora però vediamo cosa possiamo fare con gli altri. In teoria credo poco, perché il problema viene nel momento in cui lei rimane con poca roba. Il problema qual è? Che purtroppo, avendo solo al momento 5 di questi e 6 degli altri, finiamo a lasciare qualcuno scoperto. Perché se facessimo così, lui diventa vagabondo. Beh, un vagabondo ci becca un bel po' di punti, eh. Potremmo lasciarlo così per il momento, eh. Nel momento in cui magari otteniamo un altro di fuoco, un altro di vento, switchiamo quello di vento a lui e ridiamo quello di acqua a lei. Il vero problema è che non abbiamo qualcuno che ci cura tutti quanti come faceva Mia. Per quello preferivo Felix al momento fosse quello di acqua, diciamo. Vero anche che se facessimo così, il ninja diventa lei. 360 non è male. Cavaliere bianco, addirittura ancora più punti. Beh, lui vagabondo è vagabondo, quindi meglio di così mi sa che non riusciamo a fare al momento, vero? 449, 360, 236, 258. Lei è calata un po' di difesa, eh. Appena riusciamo dobbiamo trovarle una nuova armatura. Chissà mai che adesso la troviamo sott'acqua. Vediamo chi è che adesso attacca per primo. Jenna. Nonostante Sara... Aia, ha schivato il colpo. Dicevo, nonostante Sara abbia anche gli scarponcini dorati. Ah beh, certo, il ninja effettivamente è la classe più veloce. Vediamo Megiddo quanto facciamo. 615, dai, è ancora apprezzabile. Ed eccoci arrivati. Certo, potevo già andare dall'altra parte, però. Dettagli. Lì c'è una grotta. Gressil. È la prima volta che vediamo sto nemico, quindi non so perché ho il presentimento che dobbiamo ucciderlo e basta. Beh, Nova comunque è un attacco buono. Brava Jenna che sale di livello. Se è una cosa che non ho compreso e forse è stupido, ma magari neanche troppo. In Dragon Quest 9, quando tu cambi le varie classi, le abilità passive, aumento di punti vita, di attacco, di cose, ti rimangono. Ma una volta che cambi classe, devi ricominciare da zero, quindi riprende tutti i punti per la classe nuova. Quello che mi chiedo è, se noi aumentiamo la velocità da ninja, poi la velocità ci rimane nelle altre classi? Credo di no. Comunque, che cosa abbiamo trovato? Ah, una lastra mi sa. La lastra di chi è? Non lo so. Vediamo. Ulisse. Due di Mercurio e due di Marte. Va bene. Due di Mercurio, due di Marte. Tanto Pierce è sempre messo male. Ha voglia che si rende utile. Eccoci qua. Due alberelli. Vai con Ulisse. Ecco qua. Ulisse. Perché? Che c'entra Ulisse con una ragazza in kimono che fa un attacco magico? Ma vabbè, carino però. Però non c'entra nulla con Ulisse. Vorrei solamente dire questo. E con questo ci ritiriamo. E andiamo dal nostro amico Fabbro nuovamente. Tra l'altro qui ci sono altre isole che non abbiamo visitato. Mi sa che ci addentriamo da quella parte. Perché qui è ancora chiuso. Da queste parti non mi sembra ci sia nulla di visitabile. Dipende dal dirupo del Gondwan se noi poi possiamo passare da queste parti. Credo di no però. E rieccoci nuovamente a Yalam e vediamo se il nostro amicone riesce a tirarci fuori un bello spadone. Tieniti la spada arrugginita, vediamo cosa tiri fuori. La lama del ladro, un po' una merda. Ci manca quindi da andare in queste isolette e vedere se c'è qualcosa da fare. Eccoci qua, allora. Queste sono isolette, non si può approdare. Però da questa parte possiamo, perfetto. La madonna, quanto prosegue questa zona. Arriviamo dall'altra parte del mondo e abbiamo trovato un riccio spinoso, certo. Brava Sara che sale di livello.
Oh, che culo! Uccidiamolo il più velocemente possibile, evitando che scappi. Ti prego, non scappare. Ottimo, ottimo, perché così ci portiamo a pari con tutta quanta la squadra, finalmente. O meglio, ci manca uno di fuoco, però ci avviciniamo di più all'obiettivo. Vediamo. Ansimo. Avvelena un nemico con un colpo. Se te lo metto, non impari nulla di nuovo, però. Ok, giusto per capirci. Se facciamo così con te, che cosa diventi? Diventi un medium e lei un anziano. Beh, 310 d'attacco non sarebbe male. Che cosa prendi? Grande impatto, non sarebbe male. Tu saetta, bolla, rimedio, resurrezione. Beh, oddio, meglio che nulla di sicuro, eh. Vedi, adesso bene o male abbiamo iniziato a incastrare bene le cose, madonna cara. Che poi, sembra che siamo già al massimo, che ce ne stia ancora uno, 7. Però, quando arriveranno gli altri, ce ne staranno molti di più, per fortuna. È come se il box avesse un upgrade appena arriveranno gli altri. Beh dai, questi sì che sono gli incastri buoni. Quindi abbiamo 449, 366, 222 e 310. Bene o male Pierce alla fine ce l'ha fatta a ricevere qualcosa di buono. E dunque ora possiamo dirigerci in questo faro, che è il faro La Torre di Tundaria. Che bella sta musichetta. Aha, vuoi vedere? Non saremmo mai potuti passare da questa parte finché non avessimo ottenuto la psicoenergia giusta. E devo dire, ci è andata bene. Ci è andata bene che prima siamo andati da quella parte e poi siamo tornati qui. Posso già entrarci? Sì, posso entrarci, perfetto. Allora, di qua non si passa. Io poi sono andato dritto di sotto, però magari prima dovevamo andare di sopra, eh. Credo che lo scopriremo. Questo crack, quella spaccatura lì nel vetro. Bravissimo Felix che sale di livello. Ok, qua ci sono due forzieri. Quanto ci fai che prima dovevamo andare davvero di sopra? E allora proseguiamo. C'è qualcosa all'interno crepato. Ah, oh, ho capito che cos'è quella roba. Però, come passiamo? Ci sono delle crepe già da due parti. Ancora altri due forzieri. E la madonna, quanti forzieri in questa zona? Uno di quelli sarà un mimic. Non ci metterei la mano sul fuoco, ma è molto probabile. Allora, di nuovo puzzle di ghiaccio. Quindi iniziamo con questo. Tac, tac, tac. No, non era questo. Ok, questa credo sia solo una via di ritorno. E invece questa potrebbe essere la strada giusta. Però prima... vabbè, 365 monete. Una moneta al giorno. Ok, qua c'è qualcosa? Non credo. No, perfetto. E allora, non so con certezza dove stiamo andando. Esatto, quella era una via di ritorno, come avevo ipotizzato. Tac, ecco qui. E di qua, a posto, vediamo. Oggetto di cura? No, una foglia di menta, che dovrebbe aumentare la velocità. Beh, sai che quasi quasi l'agilità la darei a Felix, ma non voglio abusarne, non per ora perlomeno. Ah, ecco, certo. Dobbiamo rifarci il giro per tornare indietro ora. Vabbè, e tu che cosa sei? Un'armatura. Molto generico. Gas dell'età. Si è arrugginita. Beh, quattro colpi, sicuramente si stava difendendo. E ora invece... tac. E passiamo dall'altro lato. Spero che sia la strada giusta più che altro. Che troviamo il modo per rompere quel ghiaccio. Dunque, ci sono già tre porte. Di qua c'è... potremmo cadere di sotto qui, eh. Sarebbe da fare per vedere dove finiamo. Certo, non adesso perché non possiamo, però probabilmente sarà una delle vie da intraprendere. Esatto. Allora, questo lo spostiamo già di lato. Ecco qua. Però oltre a questo non mi sembra di poter fare molto altro, giusto? Esatto, perché qua prima dobbiamo riuscire ad arrivarci. A meno che... stata clunch! Sai che per un attimo ho pensato avrebbe rotto il ghiaccio. Forse devo farlo con tutti e tre? Non credo abbia portato a nulla, d'accordo. Ah, ma tu scivoli! Ah! Ecco dove stava l'arcano.
Ecco qua, a posto. Il problema è che questo non lo possiamo spostare. Però ho capito almeno. Dobbiamo romperne uno. E credo che il giro sia rompere questi due tranne l'ultimo. Ecco fatto. Ed infine l'ultima spintarella. Fatto questo, diamo un'altra spinta anche a lui. Ecco qua. E ora sì che possiamo passare. Tac e via. Speriamo più che altro che davvero troviamo il modo per rompere tutto il ghiaccio crepato. Sai qual è il problema? È che avendo adesso Jenna più veloce di Sara, non abbiamo il turno in cui Sara può usare grande impatto. O meglio, c'è, ma lo perdiamo uno perché lei attaccherà per prima. Di qua c'è qualcosa? No, anche se mi sembra un po' sospetto. E invece non c'era nulla, a parte lo specchio. Qua, secondo me, qualcosa c'è. Ti pareva, eh? Siamo all'interno del muro di ghiaccio. Ah! Vuoi vedere che con questa cosa qui otteniamo una nuova psicoenergia? La spilla scoppio. Forse, boh, vediamo. Spilla scoppio. Dono scoppio si attiva. Diamola ovviamente a lei. Lei ormai è full di cose. E andiamo a vedere scoppio. Bomberman. Vediamo. Catapum. È un'esplosione molto anni 90 di un gioco arcade che ho già visto, tra l'altro. Forse Cadillac and Dinosauri. Ah, ecco dove cadevamo. Cadillac and Dinosauri aveva lo stesso suono. Però mi sembra che non dobbiamo più fare nulla, quindi facciamo ritirata. Ritorniamo all'entrata, sperando che non mi faccia risalire dall'alto. Andiamo a scoppiettare questo. Quanto siete grossi, Minotauro 1 e Minotauro 2. Anzi, proprio perché sei il numero 2 ti becchi il tuffo morto. Tuffo morto. Minchia che cornata. 203 ed è ancora vivo, eh. Bravo, bella schivata. Becca di questo. Attacco combinato. Minchia, ha resistito mica male il Minotauro, eh. Andiamo a vedere se qui possiamo passare e trovare qualcosa. Kaboom. Perfetto. Miracle Blade. A proposito, aspetta un attimo perché dall'altro lato c'erano altri due forzieri e tu sei la piuma di Silfide. È un oggetto di crafting? Esatto, esatto. Tu invece? Ok, questo è buono. A meno che non ce li fa trovare sempre da questa parte. Un altro Minotauro. Beccati l'attacco combinato di tutti. Dovrebbe morire tra, esatto, due colpi. Vediamo. Altro forziere. Esatto. Oh, vabbè, questo niente di eccezionale. Tu invece? La spada del lampo. Bella questa, mi piace. Già solo dallo sprite. E noi lo possiamo usare? Jenna no, lui no. Cioè, lei no e lui sì. Di 5 punti. Di 5 punti. Mica male, d'accordo. Ma la porta nubi era bella. 130, quindi questa sarà 135. 134, perfetto. Tra l'altro, prima di andare a rompere l'ultimo coso di ghiaccio, noi abbiamo lasciato un'intera stanza con le altre due porte che non le abbiamo guardate. Quindi vabbè, prima... Ah, ti pareva proprio davanti all'entrata. Prendiamo questo qui. Cataboom. Pam 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 pam. Eccolo qua, la punta centrale. Aha, un altro pezzo del tridente. Quindi lo diamo a lui. Bello, molto semplice però bello. Rifacciamoci il pasolino semplice per andare di nuovo sulla scala. E rieccoci in questa stanza. Prima dov'è che siamo andati? In questa qua a destra? No, in quella a sinistra. E qua si scende di sotto. No! Oh, bello. Questo è un premio, ragazzi. Questo è un premio. Proviamo qui a sinistra. Ok, qui non ci siamo passati prima. Di nuovo questo mini puzzle. Vabbè, quello forse è un mimic. Però ci sono due ceste. Forse... Ok, roba inutile. Forse più utile. Beh, oddio, sì, però neanche troppo. Ok, rieccoci qui. Quindi...
Ah, aspetta, forse esatto. Dovevamo girare dall'altra. Poverino. Dall'altra parte. Dai, vieni con noi. E tu sei. Hai tutte le ragioni di essere arrabbiato per una volta. Vieni con noi. E adesso avremo tutta la squadra da 6 Digin. Per. No, ma vaffanculo. È la prima volta che fugge ed è l'unico che doveva rimanere. Spero che sia riapparso. Meno male che ho fatto il salvataggio, guarda. Tac, tac, tac. E via. È l'unico che è fuggito o ne era fuggito già un altro? Ho sto dubbio, ma. Ma ancora? Ma no, non è possibile. Lo fa apposta. E allora gli tiriamo una slecca fin da subito, cioè. Giustizia, tu grandi impatta tutti. E tu non lo so, fai quello che vuoi. Grandi impatto. Non mi fuggire. Ecco, bravo. Giustizia. È stata fatta. Scatablush. L'animazione di giustizia è bellissima. 306, neanche troppo, eh. Lama Flash. Ah, beh, ha resistito. Più di quanto mi aspettassi. Bravissima. Brava Sara. Va bene, verrò con te. Smetterò di fuggire. Vediamo. Tu sei flusso. Il flusso canalizzatore che fa? Risponde a un attacco nemico, quindi è tipo il contraccolpo. D'accordo? Che così diventi una guida. Beh, che dire, abbiamo già iniziato a creare buone combinazioni. Però, giusto per vedere, per scrupolo, se lui facciamo 3 di vento e 3 di fuoco, lei torna a essere Barbara, che comunque è una buona classe per lei. Lui diventa una guida, che era quello che era il Sara prima, con un 316 di attacco. Almeno sale bellamente allo stesso livello sia di lei sia di noi. Che psicoenergia prende così lui come guida? Squarcio, mega squarcio, resistenza. Vabbè, niente di eccezionale. Anche perché noi combattiamo più che usiamo le magie. Lei ha comunque grande impatto. Lei un po' mi dispiace, però comunque ci va a prendere con meteor colpo. Quindi bene o male qualcosa ci guadagna. 462, 366, 222, che capiamoci, Sara non è un peccato, a tanto meglio. E lui 316. Bravo Pierce, ha imparato finalmente a essere utile. E con questo possiamo uscire.